Nel 1610, Galileo, con l'aiuto del suo cannocchiale, scoprì che la Via Lattea è formata da milioni di stelle. Democrito, un filosofo greco, aveva già accennato a qualcosa di molto simile 2000 anni prima, ma non era riuscito a dimostrarlo, e la teologia greca del tempo preferiva credere che quella cascata di luce celestiale fosse in realtà latte proveniente dal seno di Era, la dea del cielo. Per i cinesi si tratta del fiume d'argento, ma il telescopio di Las Campanas rivela lo splendore multicolore della Via Lattea. Si tratta di stelle bianche e blu, molto giovani e decisamente calde. Ci sono poi le stelle rosse, relativamente più fredde, che stanno per giungere al termine della loro esistenza. Il Sole è una fra le 200 miliardi di stelle della Via Lattea. La Via Lattea rappresenta infatti la nostra galassia vista dall'interno. È un mulinello di stelle, il cui centro galattico, lontano 25.000 anni luce, è posto nel punto in cui la Via Lattea si allarga e l'ammasso di stelle risulta più compatto. La sua vastità è nascosta dalle nuvole interstellari composte di polvere e gas, la sostanza da cui si sono formate le stelle. La Terra ruota con l'emisfero australe rivolto verso il centro della galassia, ed è per questo che dall'osservatorio di Las Campanas si gode uno dei più spettacolari panorami di alcune delle formazioni stellari più famose. La posizione del nostro pianeta e del Sistema Solare all'interno della galassia può essere individuata solo con un po' di fantasia, persi come sono fra le altre stelle in un braccio della galassia spirale che noi conosciamo come Via Lattea. La luce emanata da queste stelle ha impiegato circa 400 anni per raggiungere il telescopio di Las Campanas. L'ammasso di stelle ha un diametro di circa 5 anni luce e un'età di circa 100 milioni di anni. Eppure si tratta di stelle giovani, dotate di una scia di sostanze gassose che hanno reso possibile la loro formazione. Le stelle si allontanano a grande velocità e, proprio come ha fatto il Sole, si spingono verso la galassia della Via Lattea. Le sei stelle più luminose sono le Pleiadi, visibili anche ad occhio nudo. Ognuna di loro è parecchie volte più grande del Sole e centinaia di volte più luminosa.